Direttore Emanuela Grimaldi, Una vita oltre le sbarre, un progetto innovativo della Regione Abruzzo per le politiche sociali. Progetto molto innovativo per la Regione Abruzzo che tiene conto della funzione rieducativa della pena e del valore del lavoro. Messi insieme questi due elementi, diciamo, costituzionalmente rilevanti, la Regione Abruzzo ha sviluppato il reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro. Oggi, attraverso una dotazione finanziaria inserita nel POR FSE 2014-2020 di circa 1,5 milioni di euro, grazie alla, come dire, verifica della bontà di questa misura, è stata rinegoziata un'assegnazione finanziaria per l'FSE Plus 2021-2027 con un ammontare di circa 7 milioni di euro. Questo perché? Perché si costruirà un'anagrafe degli assistiti, un'anagrafe dei detenuti, che tenga conto delle esigenze formative e delle realtà di competenze dei singoli detenuti. Si farà allo stesso tempo una mappatura del mercato del lavoro rispetto ai corsi di formazione che la Regione Abruzzo ha finanziato, e sono 12 e spaziano dalla, diciamo, cultura della terra alla cultura del cibo, alla cultura della manutenzione, del mondo delle costruzioni. E attraverso questa analisi del fabbisogno del mercato della domanda e del fabbisogno del mercato dell'offerta di lavoro si cercherà di fare una mecciatura, ed è stato affidato un servizio esterno ad una società proprio per individuare l'analisi, la sintesi e la mecciatura. Questo naturalizzandolo al territorio, perché l'esigenza che ha la Regione Abruzzo è quella di costruire le misure, gli interventi come abiti su misura per il fabbisogno della Regione e non attraverso un sistema che arrivi dall'alto verso il basso.